In attesa di sperimentare le delizie di una cantina lunare, 12 bottiglie di Bordeaux stanno piacevolmente invecchiando in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale. Un'iniziativa non solo scientifica, ma anche enogastronomica. Non pensavamo che questo progetto fosse serio, poi abbiamo colto l'occasione, abbiamo ritenuto che il soggiorno del vino nella stazione spaziale sia un'opportunità per studiare l'impatto della microgravità, della radiazione solare sull'evoluzione dei componenti del vino, spiega un enologo. Il vino trascorrerà 12 mesi in orbita prima di tornare sulla Terra per essere analizzato e confrontato con 12 bottiglie gemelle rimaste in cantina. Il bere vino rosso in orbita non è però contemplato, a dispetto di una ricerca condotta alla Harvard Medical School, secondo la quale il resveratrolo presente nei rossi potrebbe aiutare i corpi degli astronauti a mantenere la massa ossea. Tuttavia, per uno dei massimi dirigenti della Space Cargo, l'osservazione anche di altro materiale organico in orbita consente di fare utili comparativi con quel che, restando sulla Terra, sconta invece i traumi del cambiamento climatico. L'evoluzione della vita nello spazio potrebbe permetterci di crescere per ottenere piante più resistenti a specifici parassiti che si sviluppano col cambiamento climatico. Alla salute del vino spaziale brindano naturalmente i produttori di Bordeaux, che hanno schivato la concorrenza del più prestigioso Champagne.